Hola hermanito, sono GA7, benvenuti in questo nuovo SN GA7, Saturday Night con GA7, Saturday Night con GA7, sabato sera con GA7. Stava per andare qualcosa storto, dunque mi faccio un sorso di rocchetta per far passare il tutto. Qui sul canale delle bombe di Vlad, in cui ragazzi parliamo un poco della settimana calcistica appena passata. Ci siamo presi un poco di pausa, ragazzi, in questi periodi di calciomercato, in questi periodi in cui la Serie A non c'è stata. Adesso la Serie A è tornata, ha giocato la Fiorentina contro il Torino, che vince 1-0 in casa con gol annullato di Cristiano Biraghi e gol di Gaetano Castrovigli, l'ho fatto diventare spagnolo, con la maglia numero 10 sulle spalle, fresco di maglia numero 10 sulle spalle. Tra l'altro, se non ero, l'assist a Biraghi annullato, il gol annullato era pur sempre suo. Non so parlare italiano oggi, ma com'è possibile? Comunque, in questo momento è in corso l'intervista di Marco Giampaolo. A breve, ragazzi, giocherà Roma contro, dunque, il Verona, con la situazione molto intricata di Milik, di Dzeko, di tutto. Dzeko partirà dalla panchina per evitare problemi, diciamo, per evitare infortuni, per evitare squalifiche, per, diciamo, non creare intoppi, che già ce ne sono stati e ce ne stanno parecchi in questa trattativa veramente estenuante che porterebbe Dzeko alla Juventus e Milik alla Roma. Dovrebbe sbloccarsi il tutto entro lunedì, però a quanto pare la Roma avrebbe chiesto addirittura degli sconti ulteriori, dato che la Roma avrebbe voluto Milik già a disposizione contro il Verona, cosa che non è potuta succedere. Ragazzi, un sacco di casini per questa situazione. Però tra 10 minuti praticamente si giocherà, Dzeko partirà dalla panchina, però nel caso in cui dovesse essere chiamato in causa da Fonseca, chiaramente lui entrerà in campo e proverà a dare il 100% per la squadra per cui è tesserato. Pensavo di aver perso il signorino qui, però ragazzi, mancano 10 minuti, sarà sicuramente una partita indicativa sia dal punto di vista del calciomercato, per vedere un po' con la situazione con Dzeko, per vedere se entrerà in campo, se non entrerà in campo. Ci sono molte situazioni, ragazzi, che si devono susseguire, molte situazioni in bilico. E invece ci sta il Napoli che giocherà domani, contro il Parma nel lunch match della mezza, che non è un orario molto congeniale, non è un orario che molti amano. Però il Napoli, ragazzi, finalmente tornerà alla Serie A, giocherà contro il Parma a Parma con 1000 spettatori di regola, perché i stadi sono stati riaperti fino al 7 ottobre per 1000 persone ogni stadio, non in percentuale, semplicemente 1000 persone. Scelta sicuramente che crea qualche dubbio, scelta sicuramente che creerà non poche chiacchiere. Però così sembra per il momento. Il San Paolo dovrebbe tornare a ripopolarsi per la partita contro il Genoa. Ok, le 1000 persone dentro lo stadio, da gestire la situazione fuori allo stadio, che quella là sicuramente è più complicata. Comunque, la situazione ad oggi è questa qui: Milik verso Roma, Dzeko verso la Juventus, il Napoli che domani giocherà, che con ogni probabilità vedremo il debutto in Serie A di Victor James Osimhen. Mercato in entrata per il Napoli ancora bloccato dalle cessioni che non sono state ancora effettuate. Si sta attendendo, ragazzi, la situazione Koulibaly ancora molto in bilico, dovrebbe essere in campo domani. Si attende, ragazzi, mi raccomando. Detto ciò, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete tutto quello che vi serve, tutti i social miei e delle bombe di Vlad. Noi ci vediamo la prossima volta, è stato un grandissimo piacere come sempre. E ve lo devo dire, sempre e comunque, tutta la vita, vai giù, tutta la vita. Forza Napoli, speriamo bene per domani. Alla prossima, e forza Napoli in Adauto.